era nei gossip per una presunta rottura. Ma ora il famoso conduttore del GF svela un nuovo capitolo del suo cuore. Alfonso Signorini tira fuori il sogno nel cassetto. Cosa ha rivelato? Ieri è stato un giorno speciale per Alfonso Signorini, che festeggia i suoi 60 anni circondato da 60 amici fedeli. Niente luci da ribalta, solo un caldo pranzo in un angolo ricco di memorie. E c'è anche un posto speciale per il risotto e il dolce di nonna Armida. Nonostante la festa, due posti rimarranno vuoti, quelli destinati a Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, giustificati da impegni non rimandabili. Ma l'attenzione si sposta subito sulla rivelazione di Signorini, che in un intimo racconto rivela il suo grande sogno di matrimonio. La vita di Alfonso Signorini è stata una costellazione di momenti intensi. Il suo nido milanese, affacciato sui tetti vicino a Santa Maria alle Grazie, è la dimora dei suoi sogni realizzati. Qui, dove un tempo pregava da studente, ora si gode la vista che un tempo invidiava. La solitudine della cantina di famiglia, rifugio della sua gioventù e dei suoi libri, rimane un ricordo dolce e amaro. Lì, nascosto, coltivava la sua sete di sapere, tra attacchi di panico e paure segrete. E poi c'è il suo cammino professionale, una scelta di vita non sempre compresa dai genitori, che lo vedevano in altre vesti, forse più convenzionali, ma mai quelle di un giornalista. Il rapporto con il compagno Paolo Galimberti, un amore lungo 18 anni, sembrava giunto al capolinea quando Signorini rivelò di essersi separato e di avere un nuovo amore. Ma i sentimenti veri sanno fare retromarcia. Nonostante le sorprese e i cuori infranti, Paolo e Alfonso hanno ritrovato la loro sintonia. In una dichiarazione a sorpresa, Alfonso coglie l'occasione per chiedere scusa e proporre matrimonio. La storia di Alfonso Signorini è un viaggio tra successi pubblici e battaglie private. Dall'amore ritrovato alla carriera, la sua è una vita che non smette mai di sorprendere. Sarà davvero il matrimonio il prossimo capitolo? Restate sintonizzati per saperlo!